Ciao ragazzi, qui ben ritrovati nel mio canale. Siamo qua su Resident Evil 7, episodio 6 deve essere. Siamo qui ragazzi, allora, steroidi aumentano la salute massima, proprio massima. Aumentano la velocità di carica, ma io ragazzi, io voglio quest'arma. E io metto i gettoni per questo. Vai. Oh, uno per uno. No, dai. E che palle. Ok. Voglio quest'arma, ragazzi. Questa pistola fantastica qua. Oppa. Oppa. Non ci sono abbastanza slot. Una cosa, devo lasciare qua questa pistola. Vero? Così. E me la prendo questa qua. Che bella. Mamma mia. È bellissima. E come? C'è un colpo. Fuoco di grosso calibro. È molto potente, ma anche il rinculo. Rinculo. È elevato. E che ti dico? Per adesso non c'è abbastanza utile perché c'è un colpo. Un colpo, insomma. Cosa mi ci combino? Mi tengo la classica. Poi c'è anche la pistola rotta che potrei farla con il kit, un kit di armi da fuoco. Ok. Allora, proseguiamo ragazzi, siamo rimasti lì. Qui ho fatto il mio checkpoint. L'ho fatto qui. E adesso noi dobbiamo tornarci lì, nel nostro bel posticino. La vita è a metà, ma per il momento ci va bene anche così. E niente. Mamma mia che. E questo è un gran gioco ragazzi, dai. Signor videogioco. E mentre l'altro loro sempre mi è piaciuto veramente un sacco. C'è gusto, capito? C'è gusto. Loro c'è gusto. E niente, noi dobbiamo andare qua giù. Ah! Ma stai bene o? Oddio. Ma che razza di... pazzesco. Pazzesco. Bravo. E siamo arrivati dove? Cioè, arriva questo calo di frame così veloce, pesante già qua. Un gioco pesantino, dai. Aspetta, lì c'è il cancello. E qui c'è il nostro posticino, come si chiama qua? La roulotte qua. Apriamo. Perfetto, perfetto. Adesso potremo comodamente fare i mongo spastici, saltare da un posto all'altro. Che posto è grande, però. Allora, non potrò usarlo perché, infatti, per la foto non ci consumo spazio per il momento. Ma ho visto un water. Allora, io mi curo. È chiuso. Adesso sì, agente separatore. Non abbiamo abbastanza slot.
E andiamo qua giù. Allora. È chiuso, mi sento degli animaletti. Andiamo su, ragazzi. Adesso, mio amico mio, è ora di farla finita. Mamma mia, non me l'aspettavo, è questa. Oddio. Ti prenderò. Madre. No. No. No, ma... Ne Dai, ricarica. Dov'è? Oh, porca puttana, è qua. No, non vedo niente. Madonna, ragazzi. Madonna, che script di merda. Dio. Ok, calma. Dai, per amore, su. Oddio. Hai ancora del sangue nelle vene, eh? Oh, santo signore. È finita. Ok.
Oh. Non alzarti più, stronza. Lanterna. Ok, lanterna. L'abbiamo, ragazzi. L'abbiamo lanterna. Soluzione medica. Chi l'avrebbe vista? Come combustibile. Sì. Chi l'avrebbe visto lì? Io non l'avrei visto lì. Lampada. Ok. E si apre la porta. E vediamo la verità cosa c'è qua. Dio, buio. Buio. Però. C'è il coccodrillo, guarda che bello, va. È carino. Insomma. Insomma, è una stanza. Una stanza da bambina. Aspetta, ma qua c'è un armadio. Che però non c'è niente. Dai, sti scherzetti qua. My family, Evelyn. Sono dei vestiti. Oddio. Ma chiudiamo. Ma perché la sedia si sposta in continuazione? Mamma mia. Va con calma che si va lontano. Qui arriva già il... Arriva già il... gli scherzi arrivano. Questi quei mostri qua. C'è qualcosa che non va in lei. Porta si è chiusa, ma non mi fa impressione la porta. Cazzo, si spegne la torcia. Stai alla larga. Stai alla larga. Che brutta porta però. Qua? Una casa con un foglio. Secondo me c'è qualcosa qua. Qua ci deve essere. Aspetta. Attenzione, stiamo per fare il colpo. Braccio serie D, ragazzi. L'abbiamo trovato. Oddio, forse ci siamo. Però adesso tornarci indietro non voglio. Infatti non ci vuole tornare. Con calma, dai, tranquillo che...
Metti via sta musica, grazie. Ma lo farò apposta. Cosa succede quando apro questa porta? Meglio il fucile, no? Oh, oh, porca. No, sta musica, dai. Non mi gira, non mi gira. Calma, calma. Non c'è niente. C'è solo la tutta musica, eh. Oh, vedi che il fucile è fortissimo. Guarda che con la pistola là. Basta. E basta. Oh, e non ci torno mai più là. Non ci torno mai più in questa. Questa cameretta. Non voglio tornarci mai più. Oh, boh, ma adesso? Bel gioco, eh. Ah, rispondiamo prima, va. L'hai trovato? Sì, ecco qua. Riusciremo a creare il siero con queste cose? Ce la faremo. Una volta creato, potremmo andarsene via. Insieme. Ti aspetto alla roulotte, va bene? Va bene. Ok. E adesso? Ingredienti. Ah, ma non posso farci niente qua. Crea il siero. Ma devo farci qualcosa qua. Note riguardanti il siero della serie. Ingredienti indicati. Necessario sintetizzare il siero. Serie nero e nero. Ma io non ci posso andarci, o come? Ma tagliamo strada, va. Non lo so. Non lo so.
Veramente non lo so. Adesso vedremo. Ma che crea il siero? Grazie per il lag. Molto gentile. The grave will out the trough. Ancora telefonata, ma non è che dovevamo incontrarci. Dove diavolo sei, eh? Io... niente. Ci serve la testa, e ce l'hai. Questo aiuterà me e Mia, no? Ehi, amico! Pensavo dovessi saperlo. Per Zoe è arrivato il momento di una bella pausa caffè. Lei e Mia sono qui con me. E beh, si stanno tenendo compagnia, diciamo. Ora lasciale andare, ok? A che ti servono? Ah, ah, ah! Queste sono questioni di famiglia, Ethan! E tu non ne fai parte, mio caro! Mi sono spiegato? Comunque, se ti serve una testa, sentiti pure libero di venire qui quando vuoi e io te ne darò una! Ma sappi che prima dovrai partecipare a un semplicissimo gioco che ho preparato per te! Solo per te! Di che gioco parli? Oh, so che non stai nella pelle! Ma tranquillo, non andrà da nessunissima parte. Molto bene, come prima cosa, partner, ti conviene dare un'occhiata dentro al frigo che c'è nella roulotte. Fanculo, crepa! Oh, e dai su, avanti, non devi fare così. Dopotutto vuoi divertirti anche tu. Allora, guarda dentro al frigo. Comunque grazie ragazzi per tutti che guardate questa serie, so che vi sta piacendo e quindi anche mi fa piacere che sta andando molto bene. Qui il frigo, c'è una testa, il maiale fuori ti aspetta nella stanza delle dissezioni, stronzo, e c'è il figlio, quello maledetto ancora, che non ci lascia dopo i genitori che sono morti. C'è il figlio che ci fa i problemi. E noi ci finiamo qui ragazzi. E vado subito a girare il prossimo episodio. Adesso, subito adesso. E niente, ci vediamo subito al next Resident Evil 7. Bella bella.